Il passato del futsal in capo a Miranda con la biancoceleste che non può sbagliare. Siciliana all'ultima chiamata per la lotta a salvezza. Molisani con il coltello tra i denti. Oggi un solo obiettivo, i tre punti dal Pala Miranda. Benvenuti cari amici telespettatori. Questa è la Serie A2, questa è Esernia Augusta calcio a 5. Di rigore l'Esernia prova a ripartire con Sartori che è tutto da solo. Sartori deve amministrare, Sartori la gira, Iacovino! Franco mentre l'Esernia adesso riconquista il pallone. Proprio con Cuculicchio che la smista per sensazione Melise. Uno contro uno di Melise. Melise! Ora per Melise. Melise deve accentrarsi con Sartori. Fa da velo ancora Sartori. Prova la sponda. Riparte l'Augusta. Occhio qui perché deve... Occhio al contropiede. Palla subito dentro l'Augusta. Trova il vantaggio con Sceleschi. L'avevamo detto. L'uomo ovviamente atteso. Più pericoloso. Porta in vantaggio l'Augusta. E Gallego Lopez che adesso viene messo giù, occhio qui perché prova a ripartire Felice, zona tiro, Felice ancora una volta da Lauro, da Lauro in due tempi. E adesso un'altra occasione per l'Augusta, ne deve trovare assolutamente i tre punti quest'oggi. Sì, no, bisogna ragionare, avere molta calma, non concedere spazi, ragionare. Sartori! El Prezpe! Tadeu! Sartori trova la rete del pareggio, quindicesimo centro per lui. Sta giocando, rischiando anche di suo un infortunio muscolare più serio. Ancora Sartori che ha provato la conclusione. Sartori, pressato alto però ne esce molto bene. Lopez zona tiro, occhio qui, Gustavo Cuculicchio. 1-2, Cuculicchio! La parata di Fichera, prova a ripartire l'Augusta sul settore di destra, sotto la nostra postazione. Sempre con Sceleschi, zona tiro, Sceleschi da Lauro! Che paratona del mago da Lauro! Sempre i numeri di Masigno ad accendere la luce. Lopez. Sartori, palla per Lopez! E Gallego Lopez prende il palo, ma non c'è ancora un attimo di tregua con Cuculicchio! Grandissimo gol del Tigre! Cuculicchio porta in vantaggio con un lampo l'Esernia. Fazioni. Sì, tante soddisfazioni, tanti punti, perché ci avessero detto di chiudere l'andata a 15 punti, ci avremmo messo una fila. Occhio qui perché ancora Sceleschi trova la rete del pareggio con un'ottima giocata proprio di Amara, di tacco che l'ha servito dentro l'area di rigore e da Lauro è battuto per il nuovo pareggio di questo parziale della quindicesima giornata. L'Esernia è ancora costretta a rincorrere. 7 anni suonati, comunque sembra quasi viva una seconda giovinezza e ruba in questo istante proprio Sartori il pallone. Ancora Sartori dentro l'area di rigore, Sartori, vediamo Fichera, ottima la chiusura del portiere dell'Augusta. Poche alternative in panchina, però adesso ancora una volta l'Esernia ruba il pallone, non c'è fallo, ancora Masigno dentro per Valletta, Valletta contrastato ancora una volta da un ottimo Sceleschi, per me il migliore in campo. Ma arrivati con Melise, Sartori e Lopez con la febbre e... infatti l'ho detto, proprio con questi infortuni, mentre adesso c'è il palo ancora una volta di fortuna. Sto per merito comunque di un Augusta che ho visto sta giocando senza alcun timore, senza alcun problema, insomma sta lottando su ogni pallone, ha pochissimo da perdere. Adesso Masigno ruba il pallone, la gioca proprio per Melise, sensazione Melise, rientra con la volta Melise! Melise! Sensazione! Melise porta di nuovo in vantaggio l'Esernia, ma che giocata del giocatore principe Daniele Melise. Felice sotto la nostra postazione con la regia del nostro Pino Vecchi. Ancora Felice, grande risposta del mago da Lauro a chiudere il primo palo e a chiudere ovviamente lo specchio della porta. Andate ad Augusta con l'aereo che ha fatto 3 ore di ritardo e siamo arrivati. Intanto seguiamo questa azione. Melise dentro l'area, ancora Fichera si ritrova alla sfera con un rimpallo tra le mani. No, stavo dicendo, per esempio Augusta si è rotto l'aereo, cosa che non capita praticamente mai. Siamo arrivati 20 minuti prima dell'inizio della partita. Occhio qui perché un rimpallo favorisce proprio Ortisi con il colpo di tacco. Ha provato a sorprendere da Lauro che però non si è fatto trarre in inganno. Fino che prova a riconquistare questo pallone. Sceleschi da Lauro! Era che gli chiude lo specchio della porta dal limite dell'area con l'Augusta che prova a ripartire con Sceleschi. L'ha subito appoggiata sul settore di destra con fortuna da Lauro! Grandissimo bomber il principe Sartori. Adesso Cuculicchio dentro per Sartori, proprio lui è il pivot della formazione dell'Esernia che però viene fermato in questa circostanza con Sceleschi che va via con un rimpallo. Sempre Sceleschi, torna a tiro da Lauro! Giocare più concentrati, con più intensità. Stiamo un po' subendo in questa fase. Amara, attenzione l'occhio qui perché Sceleschi la parata di da Lauro. Un ottimo intervento del mago da Lauro. Ancora a chiudere lo specchio della porta. Prova a far ripartire l'Esernia. E adesso da Lauro che cosa combina? Amara, zona tiro. Amara l'appoggia. Sceleschi da Lauro ancora una volta. Sempre lui in due tempi. Da Lauro risolve un problemaccio. Usa adesso con Ortisi. Sul settore di destra mette in movimento Sceleschi. Sceleschi da Lauro in spaccata. Mago da Lauro, attenta il pubblico di Miranda, giustamente a mio avviso, con Lopez che ruba il pallone, Melise solo davanti, ancora una volta al portiere, Melise davanti a Fichera.
Fortuna ancora dentro per Ortisi, zona tiro Ortisi da Lauro, Pazzi accanto a sé, uno contro uno contro Fortuna, va via Iacovino, Iacovino ancora una volta, ottima la parata di Fichera, una volta a fare tutto molto bene, Felice vince un rimpallo, non ne vince il secondo, vince il terzo e adesso da Lauro, ecco un'ottima parata, è un muro da Lauro stasera. Adesso Melise, dribbling, Melise, la porta è vuota, Melise! Daniele Melise fa scendere il palazzetto, 4-2, Esernia! Daniele Melise! Ruba il pallone Lagusta, ci prova ancora una volta con Felice, da Lauro trattiene, occhio qui, bisogna seguire l'azione, Ortisi l'appoggia, Sceleschi, la parata di da Lauro su Sceleschi! Troppo ambizioso questo colpo di tacco, Sceleschi da Lauro, le parate di un ottimo mago da Lauro, davvero l'uomo più in forma dei suoi finora, l'uomo in più in questa difesa dell'Esernia, il mago da Lauro. Vino purtroppo non è arrivato alla rete per lui, ma sta facendo davvero una grande partita, Sceleschi si gira ancora una volta, sempre Sceleschi, anzi Ortisi, Ortisi l'appoggia, Fortuna da Lauro! Felice, ancora Sceleschi, uno contro uno di Sceleschi, tunnel a Melise, Ortisi la gioca, Sceleschi dall'illusione ottica del gol, Sceleschi, palla sul fondo. Entrato anche in campo Carbonaro, gira il pallone ancora la formazione ospite qui, dentro il pallone in aria e adesso l'ottima parata, ancora una lotta di Dalauro che però resta a terra. Ancora Carbonaro, non deve perdere la sfera l'Augusta, la perde in questa circostanza, attenzione Melise, zona tiro Melise, palla sul fondo con la porta sguarnita, ci ha provato Daniele Melise. Sceleschi, palla dentro per Amara, dentro per Ortisi che gira nel nulla, da Lauro potrebbe provare la conclusione, prova da Lauro, occhio qui, salva tutto Fortuna. Ortisi, ancora per Sceleschi, l'uomo in più nella segna da Lauro, palla dentro, che cosa si è divorata qui l'Augusta, per un poco non arrivava nel tapin vincente la formazione siciliana. Arnita, Lopez potrebbe cercare la conclusione, Melise nell'uno contro uno, mette la sesta Melise, ancora una volta Melise, e adesso Lopez... anche un po' di fair play questo dell'Esernia che esce dalla quindicesima giornata con i tre punti, li porta a casa con onore, con sacrificio, un'ottima Esernia, batte il fanalino di Gotha Augusta e ovviamente regala altri tre punti alla formazione biancoceleste, il quintetto allenato da Scarpitti e Matticoli con davvero tanta classe, ma sì, ma tanta fatica. 4-2 il risultato finale. Ma sicuramente dobbiamo fare i complimenti all'Augusta perché ha fatto una signora partita. Abbiamo sofferto, non lo so se meritata o quanto meritata, però oggi erano importanti i tre punti, ce lo siamo detti dall'ultimo secondo della partita della settimana scorsa, oggi erano importanti i tre punti, li abbiamo raggiunti e la valutazione della partita la facciamo con più calma, magari già domani, dopodomani, ma adesso sfoghiamo un attimo perché erano due mesi che non vincevamo e quindi... finalmente tre punti. No, sono contentissimo perché oggi sembrava di avere Bragaglia in porta, insomma, con tutto il rispetto per Francesco perché ha fatto una partita strepitosa. Visto sotto un altro punto di vista non è una bellissima notizia perché vuol dire che abbiamo sofferto, però insomma si sa che in questo campionato non c'è una partita facile contro nessun avversario, l'importante era conquistare la vittoria per allungare in classifica, lo abbiamo fatto, abbiamo 8 punti di vantaggio sulla zona play-out che a questo punto della stagione è un bel vantaggio, vuol dire che siamo vicini al nostro obiettivo di conquistare la salvezza, quindi diciamo di positivo oggi c'è la vittoria e c'è la conferma di quello che io ritengo un grande portiere. Presidente, si aspettava una vittoria, una Augusta diversa qui al Palamiranda? Mi aspettavo una partita più facile sinceramente, però avremmo commesso lo stesso errore che abbiamo commesso a Policoro con l'Eraclea, perché non c'è una squadra in questo campionato che anche rimaneggiata è facilmente battibile per noi e questa è una cosa che dobbiamo tenere bene a mente. Non abbiamo giocato una grandissima partita, neppure una pessima partita, alla fine la differenza l'hanno fatto alcuni episodi positivi per noi come la grande prestazione del nostro portiere. Quindi prendiamo quello che c'è di buono, come giusto che sia quest'anno, e andiamo avanti. Sì, sì, abbiamo fatto una bella partita, anche perché dobbiamo sottolineare che siamo tutti under 21, tranne un ragazzo. Ci mancava Teixeira e penso che con lui mi preme di dire che avremmo fatto ancora meglio. La prestazione della squadra è stata impeccabile. E siamo rammaricati del risultato, meritavamo il pareggio. Sì, no, avevamo questi due giocatori, diciamo, un qualche acciacco, Taddeo siamo riusciti nell'ultima settimana, diciamo, a metterlo in condizione comunque di giocare, poi purtroppo il problema c'era perché lui veniva da uno stiramento, quindi diciamo tenuto un tempo
ha fatto il suo dovere, il gol l'ha fatto. Uno studio, quello perno ovviamente del fisioterapista, che sta davvero concedendo davvero un sacco di opportunità non solo ai giocatori delle Senia di rimettersi in campo in extremis, ma anche ovviamente a chi chiedesse la tua assistenza. Sì, sicuramente il mio studio è a Roccavindola e niente, lavoro sia nell'ambito sportivo, quindi con società calcistiche, calcio a 5, futsal, ma anche con semplici persone che hanno problemi e quindi possono rivolgersi tranquillamente. We'll be right back.